tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Secondo gli ultimi sondaggi realizzati da EMG e diffusi dal TG La 7, il Movimento 5 Stelle in un eventuale ballottaggio con il PD alle politiche risulterebbe vincente, per la precisione il 51,7% contro il 48,3% del Partito Democratico. Secondo lei il sorpasso dei 5 Stelle rispetto al PD è effettivamente avvenuto oppure no? Non credo. Come mai? Io credo che sia ancora molto radicato nelle grandi città, bisogna vedere la tenuta e diciamo il seguito che può avere in un ambito più provinciale o ecco, di piccole realtà, quindi in un discorso di politica nazionale, di direzioni nazionali, bisogna vedere un po', ecco, credo questa... Secondo la sua opinione come mai nei piccoli comuni si tende a non dare fiducia al Movimento 5 Stelle? Ma io credo che il problema del 5 Stelle sia il fatto di essere un po' troppo ideologici, nel senso di avere questo discorso di movimento e quindi nella scelta dei candidati non avere ancora un arrivare al dunque, nel senso questo discorso di affidarsi molto alla rete. E quindi può andare bene, credo, per i giovani, per diciamo, le persone di un target di età ancora diciamo, tecnologico. Chiaramente a livello nazionale, in cui magari l'Italia è un paese abbastanza anziano, non credo che tutti possano avere la possibilità di seguire sulla rete, di partecipare, cioè la partecipazione su cui punta molto il 5 Stelle. E quindi forse lì questa cosa non è ancora ben compresa, io credo. Ma i sondaggi hanno sempre un impatto relativo, perché poi molta gente non dichiara effettivamente oppure non partecipa ai sondaggi. In realtà bisognerebbe vedere a quello che è l'opinione delle persone, soprattutto non credo che sia attraverso le elezioni che le cose possano cambiare, ma tramite la partecipazione dei cittadini alle lotte sociali o comunque a forme di democrazia sempre più diretta. Se i 5 Stelle si vogliono spostare in questo ambito di democrazia diretta potrebbero essere una forza propulsiva, ma in questo momento dubito fortemente, perché sembrano più una democrazia plebiscitaria attraverso la rete che altro. Se dovessi chiederti di fare questo piccolo sacrificio per noi, cioè azzardare e ipotizzare chi potrebbe vincere le elezioni politiche oggi, se dovessimo votare oggi. Ma probabilmente se c'è il malcontento per il governo Renzi, i 5 Stelle sarebbero l'alternativa per la gente. Quindi non questa nuova coalizione di centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega Nord, Forza Italia? No, penso che la gente comunque ha alle spalle il ricordo di quello che è stato il governo del centrodestra negli ultimi 20 anni, e quindi non penso che ci sarà una forte consenso verso una nuova riedizione del centrodestra. Pure si dice l'Italia è un paese della memoria corta. Questo è vero, però spero che il senso si inverta e cambia l'orientamento delle persone. A livello magari di singolo partito sì, però sicuramente come coalizione non ce la farebbe a avere la maggioranza, secondo me. Rispetto alla coalizione di centrosinistra o di destra? Sinistra, centrosinistra, e forse ce la gioca con quello di centrodestra, però secondo me non sono sicuro che batterebbe il centrodestra, di sicuro non batte il centrosinistra. Ti do questo ulteriore dato: al primo turno, sempre secondo lo stesso sondaggio, prevarrebbe il Partito Democratico davanti al Movimento 5 Stelle, terzo partito la Lega Nord al 14,4%. Un eventuale listone della destra italiana, formato da Carroccio, Forza Italia, Fratelli d'Italia, prenderebbe il 31,2%, cioè lo 0,4% in meno del solo Partito Democratico. Se si votasse oggi stesso, dici che Matteo Salvini riuscirebbe in un qualche modo a diventare Presidente del Consiglio? Mi auguro fortemente di no, e voglio sperare che prevarrà il buon senso nel caso e che non ce la faccia. È un mio auspicio, non sono sicuro ovviamente, però lo spero.